Se si finanzia l'informazione, il finanziato parlerà sempre a favore del finanziante. È così. Non ne vai fuori. Buongiorno. Buongiorno a tutti da Matteo Gracis, io sono un giornalista indipendente e un pensatore libero. È da un po' di mesi che inizio a far fatica a gestire le comunicazioni private, ne ricevo troppe, tra i social, WhatsApp, le email, faccio fatica. Però insomma cerco di non perdermi niente, anche perché non mi piace per nulla passare per snob, no? Per quello che non risponde, però mi è veramente e fisicamente impossibile non solo leggere tutte, ma tanto più rispondere. Impossibile. Però ecco, dai, diciamo che la mattina, tra le prime cose che faccio, è quella di dare un'occhiata veloce a tutto quello che ricevo. E questa mattina, tra le centinaia di cose che si erano accumulate un po' ieri e quello che poi, da proprio di notte, la gente mi scrive di notte. E quindi leggo queste email. Matteo, hai visto? Ti segnalo questa cosa. Non è partito da un pipistrello, ma da un canguro giamaicano il Covid. E un altro dice, è tutta colpa dei satanisti, pedofili. Me ne arriva di tutti i colori, no? E poi quelli che dicono questo lo devi assolutamente vedere. Se vedi questo proprio, guarda, ti svolta tutto, capisci tutto subito. E quello dopo ti dice: no, 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 Matteo, guarda, la mia storia la devi ascoltare. Insomma, è un delirio, no? Di cose, di segnalazioni, ci sta, lo comprendo. Tra tutta questa roba, questa mattina ce n'erano un paio che dicevano: ah, il governo ha regalato 50 milioni di euro ai giornali, alle televisioni locali per parlare sul Covid. E sono andato oltre, no? Perché mi sembrava tanto assurdo quanto la versione del canguro giamaicano o dei satanisti pedofili, che poi mai escludere niente, tutto può essere, però. È che io sono particolarmente attento e interessato a tutto quello che riguarda il mondo del giornalismo, l'avrete capito, no? Dell'informazione. E quindi ecco, quella segnalazione mi ha fatto un attimo alzare le antenne, ho detto, vabbè, fammi dare un'occhiata. Ora, non solo in Italia esiste il finanziamento pubblico ai giornali. Lo sapete, no? Vi faccio vedere un po' le cifre che prendono velocemente. Questa sarà una diretta veloce. Questi sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione. Nel 2018 alle imprese editrici di quotidiani e periodici abbiamo regalato queste cifre qua. Vi faccio vedere alcune cose. Ad esempio, questa è Famiglia Cristiana, 6 milioni di euro. Libero 5 milioni di euro, Avvenire 5 milioni 400, Italia Oggi, Il Manifesto, Il Quotidiano del Sud, c'è di tutto, Cronaca qui, Corriere Romagna, Il Foglio, 1 milione 700 milioni, milioni di euro che diamo ogni anno. Questi sono alcuni, in realtà tutti li prendono, milioni di euro che ogni anno regaliamo ai quotidiani. E li prendono tutti, se non come contributi in altre forme. Il Fatto Quotidiano, vi anticipo perché qualcuno magari scriverà nei commenti, che si è sempre venduto, presentato come il giornale purista che non prende contributi, indipendente, eccetera. Fa altre cosette, fa queste cose qua. Il Fatto Quotidiano non riceve contributi pubblici, ma poi ottiene un prestito garantito di 2 milioni e mezzo.
E qua è riassunto da questo sito locale, questo quotidiano locale. Provate a essere un imprenditore con un bilancio in perdita per 1,4 milioni. Sì, perché il risultato del bilancio del 2019, del fatto, era una perdita di 1,5 milioni di euro. Con i vostri ricavi caratteristici derivanti dalle vendite crollate nello stesso anno di 1,5 milioni di euro, in un settore non proprio forte come quello del tre, e soprattutto. Immaginatevi, essendo in analoghe condizioni del fatto, di recarvi dal direttore della vostra banca e di chiedere un prestito a 2 milioni e mezzo garantito. Che risposta potreste avere? Bene. Loro hanno avuto questo finanziamento erogato da Unicredit dell'importo di 2 milioni e mezzo di euro con garanzia pubblica. Lo Stato italiano ha garantito per il signor Travaglio e company. Ora, io ho sempre avuto stima e ce l'ho ancora per Marco Travaglio come giornalista. Certo è. Che tutte queste cose fanno pensare, no? Secondo me. E non bastano i finanziamenti pubblici. Da oggi è operativo il fondo da 50 milioni di euro per le radiotelevisioni locali dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Riconosciuto il contributo delle emittenti locali come importante presidio di informazione. Avete capito? Adesso ve lo spiego bene. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina lo stanziamento di 50 milioni di euro previsto dal Fondo Emergenze Emittenti Locali. Il provvedimento autorizza l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale al fine di informare i cittadini sulle misure sanitarie introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid. Verifica veloce, Gazzetta Ufficiale, Ministro dello Sviluppo Economico, ok? Decreto del 12 ottobre 2020. Eccolo qua il passaggio. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, sempre a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministro dello Sviluppo Economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19. Le emittenti radiotelevisivi locali beneficiari si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Io è da mesi che faccio questa battuta, che da oggi non è più una battuta, ovvero che i media sono diventati l'ufficio stampa e il megafono delle istituzioni del governo. Da oggi, con questo decreto, la mia non è più una battuta. Bisogna prenderne atto. È esattamente così. Vengono pagati dal governo in maniera spudorata, ok? Quindi neanche nascoste le cose. No, 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 lo fanno attraverso via. Così, alla luce del sole. Vengono pagati dal governo, viene detto, per diffondere le informazioni che il governo vuole diffondere sul Covid. Ma qualcuno potrebbe obiettare e dire cosa c'è di male. Ripeto la frase che ho detto all'inizio. Se si finanzia l'informazione, il finanziato non parlerà mai male del finanziante. Non dovrebbero avere bisogno di 50 milioni di euro le emittenti radiotelevisive locali per fornire informazioni sul Covid ai cittadini. Perché fanno già informazione e la dovrebbero fare in base alla loro linea editoriale. Perché dovrebbe esserci una redazione, un direttore, un caporedattore e i vari giornalisti che godono di indipendenza nel poter scegliere quali notizie dare e soprattutto come darle. Non perché vengono pagati da un governo che gli dice noi vi diamo i soldini per dire queste cose. Perché altrimenti quell'informazione è completamente
dipendente da quello che il governo vuole dire. Il giornalismo è nato per raccontare la verità, non per raccontare quello che un governo vuole. Il grande giornalismo, quello fatto dei premi Pulitzer, degli esempi che ci portiamo ancora appresso nei secoli scorsi, spesso riguarda giornalisti che hanno sfidato i governi, che hanno raccontato il marciume del potere, non viceversa. Ma non devo dirvelo io queste cose qua. E in questo momento, con la crisi che stiamo vivendo, con la crisi che stanno vivendo intere categorie economiche del nostro paese, c'era bisogno di regalare 50 milioni di euro alle radio, alla radiotelevisione, alle emittenti radiotelevisive locali? Ma veramente? Ma tutto il problema che stiamo vivendo non nasce dal fatto che c'è una carenza di posti in terapia intensiva negli ospedali italiani, perché questo ci viene detto. E allora questi soldini li metteremo lì o li regaliamo alle emittenti radiotelevisive italiane locali per dire quello che il governo vuole dire ai cittadini? Ma veramente il governo ha bisogno anche di questo ulteriore megafono? Non gli basta poter parlare come vogliono nel momento che fanno una conferenza stampa, che accendono una diretta Facebook ripresa da tutte le emittenti nazionali. No! C'era bisogno di regalare anche 50 milioni di euro alle radio televisioni locali. Ha senso per voi? Va bene, come al solito ve lo dico e ve lo continuo a ripetere, se per voi ha senso, se per voi è tutto normale, se per voi va bene così, pace. Testa sotto la sabbia come gli struzzi, andiamo avanti, o come le pecore, museruola davanti alla bocca e dritti, che continuiamo ad andare in una direzione che non so bene dove ci porterà, ma va bene così. Nulla, volevo mettervi al corrente di questo perché qualcosa mi dice che questa notizia non verrà comunicata in maniera, insomma, capillare, no? Perché di no? E quindi nulla, fatelo sapere, condividetelo, così per, se non altro, iniziamo a far capire che da oggi, quando si comprerà un quotidiano, non si sa bene se i quotidiani rientrino in questa cosa, ma se non rientrano in questa cosa, rientrano dalla porta d'uscita attraverso il finanziamento pubblico dei partiti. In un modo o nell'altro i soldini li prendono dallo Stato. Le televisioni, le radio locali, quando ascolterete delle comunicazioni riguardanti il Covid, non faranno parte dell'informazione scevra dagli interessi, diretta, indipendente, non strumentalizzata, pura. No, saranno comunicazioni che il governo avrà passato a queste emittenti e vorrà farvi sapere. Ripeto, ora più che mai possiamo dirlo con certezza che i media sono l'ufficio stampa e il megafono di istituzioni e autorità. Punto. Buona giornata, buon proseguimento e ricordatevelo, se si finanzia l'informazione, il finanziato non parlerà mai male del finanziante. Da Matteo Gracis è tutto. A presto, ciao.